solenne liturgia dell'Assunta, dal 6 settembre 2015 la cappella musicale ha iniziato a cantare ogni domenica alla messa delle ore 11. Le scelte artistiche riguardanti la programmazione musicale delle liturgie si muovono su tre linee ben definite. La valorizzazione della musica che nei secoli i maestri di cappella della Basilica hanno prodotto, dai più lontani del tempo, come Pietro Vinci o Giovanni Cavaccio, fino al mio predecessore, Don Valentino Donelli. Il repertorio sconfinato dei grandi compositori di ogni secolo, dai maestri fiamminghi, passando per Palestrina, Johann Sebastian Bach, fino al Novecento storico con Poulenc, Pizzetti, Owens, Britten e i contemporanei Lennox Berkeley, Arvo Pärt, solo per citarne alcuni. La musica scritta oggi, sia la mia, come consuetudine che sia, sia quella di colleghi musicisti che si stanno imponendo nel panorama italiano ed europeo come nuove voci compositive. Fra gli italiani posso citare Pier Damiano Peretti, Lorenzo Donati, Giovanni Bonato, Roberto Brisotto, Alessandro Kirchner, ma anche altri. Stili e linguaggi differenti che trovano però un DNA comune nel canto gregoriano, a cui è sempre dato il giusto ruolo e la doverosa importanza. Queste tre direttrici per rispondere al mandato del Concilio Vaticano II, ben espresso al numero 112 di Sacrosanctum Concilium. Il ruolo di primo piano del gregoriano, il canto proprio della Chiesa Cattolica. La valorizzazione del repertorio storico e l'incentivazione della nuova musica, senza tralasciare ovviamente la partecipazione dell'Assemblea in alcuni importanti momenti, come il ritornello del Salmo responsoriale, l'acclamazione del Vangelo o alcune parti dell'ordinario, tenendo conto anche della particolare conformazione dell'Assemblea che si raduna in Basilica e che spesso vede la partecipazione di numerosi turisti, anche stranieri. Proprio per aiutare la partecipazione attiva dei fedeli, viene preparato ogni domenica un sintetico libretto contenente la notazione musicale, i testi e le eventuali traduzioni. E io stesso mi volgo verso l'Assemblea per dirigerne il canto. Tutto perché tra liturgia, musica, arte e fede ci sia corrispondenza piena.